Parliamo con Suor Chiara. Chiara. La stessa domanda, quanti anni sono che sta qui nel monastero di San Fabiano? Dal 55, Dal 55. anzi 54, 54, 55. Quindi era molto giovane, diciamo. C'avevo 13 anni, 13 anni. passati da lì. Diciamo, noi ci potremmo chiedere, anche la Madre Badessa ci ha detto, un conto è parlare di Dio, un conto è parlare con Dio. Come si esprime questo dialogo interiore, oltre che nella preghiera del breviario o nella messa, nella meditazione, per una suora, diciamo, per una monaca? Noi che siamo laici, e viviamo nel mondo, andiamo sempre di corsa, anche chi di noi prega, però preghiamo sempre nei ritagli di tempo, abbiamo una vita diversa, un po' più frenetica. Ecco, per una monaca, come si esprime questo dialogo con Gesù, Si diciamo? dovrebbe esprimere stando, diciamo, nella preghiera tutta la giornata, anche durante il lavoro, durante le situazioni particolari, magari una persona ha dei casi particolari in famiglia, dei dispiaceri, di sofferenze. Lì per me è il punto forte da attaccarmi alla preghiera, però dovrebbe essere, a parte tutta la vita, una preghiera. Delle volte non è facile perché siamo presi anche dalle cose materiali, dagli impegni, gli uffici, però il desiderio c'è, la buona volontà c'è sempre. A volte no, non ci si riesce pienamente come sarebbe la nostra vita. Lei ha detto che a 13 anni è venuta nel monastero, poi dopo, diciamo, a 13 anni i ragazzi, anche 17 anni, i ragazzi sono pieni anche di entusiasmo, anche di progetti, no? Poi comincia, diciamo, le persone crescono, l'età è diversa, si vede anche il mondo là fuori, immagino quando avete visto per la prima volta la televisione, non so quanti anni fa. Si è visto un po' il mondo, non è venuto, magari non avete avuto un piccolo rimpianto, qualche cosa, se avessi nella mia No, vita fatto diversamente? no, sinceramente no, perché io sono entrata a 13 anni. Devo essere sincera, io sono entrata al monastero della provincia di Pisa, dove era entrata mia mamma a 12 anni con due cugine e lei mi raccontava che c'erano le grate e nell'orto c'era una pianta di arancio che io ho ritrovato. Però dobbiamo essere sinceri, a 13 anni non si capisce la clausura. Dopo, con gli anni di formazione, diciamo, con l'istruzione del monastero, tutta la formazione che danno, si incomincia a 13 anni, no, ma sui 15-16 anni si comincia a distinguere la vita del mondo, la vita delle suore di vita attiva sociale e quella contemplativa. Però io devo essere sincera, amavo tanto le suore del paese, ero molto attaccata anche a tutta la liturgia che facevano nella chiesa, il parroco, eravamo molto molto guidate noi dall'azione cattolica, nonostante bambine, eravamo beniamine, diciamo perché quell'età era così, però io ero presa tanto dalla chiesa, forse non capivo pienamente la mia vocazione, però ce l'avevo già da piccolina. Poi dopo è successo che è morto papà, eravamo 12 figlie, una famiglia molto povera e anche provata. E papà diceva sempre, io me lo ricordo, siccome nella mia famiglia tra la mamma e il padre c'erano tre sacerdoti, due cugine suore, insomma c'era un po' d'ambiente religioso. E lui diceva sempre, possibile, 12 figli non esce una suora o un prete? E allora, mio fratello di 17 anni è andato ai monaci camaldolesi, che io sono vicino a Camaldola, 3 chilometri, il paese piccolino. E lui è andato lì, e siccome lo tenevano sempre nelle cantine per provarli, questi giovani a segare la legna, si è ammalato di pleurite e non l'hanno mandato a curarsi, però non l'hanno ripreso. Allora, quando è morto papà, ha detto, sarà stato anche lui che era tanto religioso che me l'ha interceduta questa vocazione, se no io neanche pensavo lontanamente a queste cose. E allora mamma disse, le più piccole all'orfanatrofio, le più grandi una a servizio e una in collegio a Roma. E dice, a te ti tieni a casa perché mi piaceva tanto di stare in casa, diciamo aiutare la mamma. Per farla breve, a un certo punto ho detto, mamma, l'hai sistemate tutte le femmine, adesso mi deve sistemare pure a me. E lei mi diceva, sì, che ti sistemo? Io sono povera, non ho i soldi, ci vogliono i soldi per sistemarti. Che cosa vuoi fare?
Io dissi: mi voglio fare suora. Ed è rimasto suora, ma te lo puoi togliere dalla testa, perché le suore vogliono la dote. Dice: io non c'ho neanche il pane da mangiare, come faccio a darti la dote? Poi pensa e ripensa, io non ci stevo sempre, mi voglio fare suora, però non quelle del paese. Dice: perché? Perché vanno sempre in giro. Oh, a quell'età si potevano capire queste cose, però ci facevo caso. Insomma, per farla breve, questa mia mamma scrisse a una cugina che ci aveva in questo monastero, che la cugina c'era rimasta, mia mamma aveva fatto la fuga, c'aveva 12 anni. E allora ha scritto, un 448, era a novembre, a gennaio sono entrata. Senta, a quei tempi, dopo la guerra, nei primi anni 50, 60, la messa era ancora in latino, sì, voi sì. Eravate ragazze, sì, sì. Ma a volte noi ci chiediamo, magari noi che l'abbiamo un po' studiato, il latino pure si capisce se qualche volta capita di seguire la messa in latino, ma invece voi che cosa aveva, come era la mentalità di una ragazza del tempo di fronte a un prete che diceva la messa in latino, anche molto, la maggior parte sottovoce. A me mi piaceva tantissimo il latino, però quando l'hanno tolto mi è dispiaciuto. Però diciamo, noi questa differenza l'abbiamo fatta poco, perché nei monasteri si faceva una preparazione talmente lunga anche per imparare tutte queste cose. A noi ci piaceva, la novità ci è piaciuta. Cioè vi è piaciuta la messa in italiano? Sì, perché si capiva. Si capiva. Perché anche se mi piaceva il latino non si capiva niente quello che si diceva. E chissà quante parole anche sbagliate si dicevano. Però a me mi è piaciuto l'italiano. E a livello invece di partecipazione interiore, spirituale? A me mi sembrava più profonda con l'italiano, perché capivo quello che dicevo. Perché noi si assisteva alla messa anche a rosario in latino, però eravamo passive. Invece con la messa in italiano si partecipa più anche interiormente, diciamo, perché capisci quello che dici. Per me è stato così. Poi penso che anche le comunità l'hanno accettato volentieri questo cambiamento. E quindi in tutti questi anni che lei è stata sempre qui al monastero di San Fabiano? Ha girato? Io sono entrata in monastero in provincia di Pisa. Poi col vario tempo, con la formazione, ci hanno mandato anche in altri monasteri. Però si andava e si ritornava. Poi siccome ci hanno mandato come per fare il numero a Campo San Piero di Padova, dove ci sta a Noce di Sant'Antonio, non so se l'ha sentito nominare, sono stata con loro, ho trovato questa comunità completa di 8 monache. Eravamo 4 della federazione per raggiungere il numero di 12. Siamo stati lì 2 anni e mezzo, 2 anni circa così. E poi loro sono tornate qua. Siccome io nel monastero dove stavo io a San Miniato erano 32 monache, allora giustamente ci stavo bene, mi sono trovata bene, mi volevano bene e ho seguito la comunità. E sono 44 anni adesso che stiamo qui a Riti. Poi a me mi piace sia il monastero che la cittadina. Che è una cittadina calma. Senta, in questi 44 anni qui a Riti, lei ha anche seguito, diciamo, l'avvicendarsi di vari vescovi, no? Lucarelli, prima di lui Molinari, Trabalzini, Amadio, Cavanna. Amadio. Se lei dovesse dire qual è stata la vostra partecipazione, per esempio, alla vita della diocesi, come avete seguito alcuni eventi della vita della diocesi, si ricorda qualche cosa che l'ha colpita un po' di più? La venuta del Papa. Ah, nell'83. Che andammo a Grecia, abbiamo anche le fotografie, quello è stato proprio il culmine, diciamo, della presenza nostra, perché le altre presenze nostre sono sempre nella preghiera, però non partecipiamo. E quando venivano i vescovi a trovarvi, per esempio, vi portavano qualche loro preoccupazione, qualche loro... Sempre, dicevano pregate per la diocesi, poi noi ce l'abbiamo proprio per norma, di pregare il vescovo sempre in prima linea. Diciamo, e anche i bisogni della diocesi. È proprio io personalmente sempre per il vescovo, per la diocesi e i sacerdoti, specialmente quelli in difficoltà, sempre. Però abbiamo, sì, seguiamo noi gli avvenimenti della diocesi, ma relativamente, non è che come le suore che fanno i ritiri, ogni tanto escono, vanno, noi no. Però spiritualmente tanto. Lo sentiamo, diciamo, questo bisogno di partecipare ai bisogni della diocesi e soprattutto alla salute del vescovo. Secondo lei, una ragazza oggi, o anche una ragazza, diciamo, adulta, magari non di 15-20 anni, anche di 30-35 anni, perché dovrebbe innamorarsi di una vita così?
Che cosa c'è Di di così diverso. forte, sì, che Beh, vi lega qui? per me, io sento le mie sorelle, ce n'ho quattro, non fanno altro che dire beata a te, beata a te, beata a te. Purtroppo una sorella maggiore a me mi ha menato quando sono andata in convento. E adesso non solo si è pentita, ma dice beata a te, sei l'unica che non ci dà nessuno pensiero. E poi anche la preghiera per la famiglia, Loro sono ma sposate, hanno avuto una sì, vita, diciamo. anche normale, diciamo che non si sono sposate tutte in chiesa, adesso magari i figli pensano diversamente, vanno anche diversamente, però loro, E vi perciò capita di incontrare qualche nipote che vi dice: io di Zia, ma come ti è meno. venuto in mente di diventare monaca di clausura? I Ve nipoti maschi me lo dicono a me, più che le femmine, perché io ce l'ho lontane, non è che è facile anche che vengano qua. Però per telefono ci sentiamo, no? E anche l'ultima che si è sposata, beata a te, l'ultima nipote, con tutto che hanno i figli, stanno bene, anche i mariti bravi, però è così anche le ragazze, penso, se fanno questa scelta. Beh, ci può essere anche chi la fa magari per una sistemazione, perché scelte sbagliate ce ne sono state tante nei monasteri, però non resistono. Guardi, io è venuta mia sorella in convento perché ci stavo io. Lei aveva 15 anni, io ce ne avevo 13. C'è stata 7 mesi, ha fatto un inferno, proprio una cosa, ha messo tutto sopra la comunità. E dicevano le suore, mandala via, per carità, questa non c'è vocazione. No, ci stai tu, ci sto pure io. Se non c'è la vocazione, non ci si Non ci si resiste, resiste. specialmente in clausura. Perché è una vita bellissima, però è un po' monotona. Se non c'hai qualche cosa dentro, non ce la fai. Ce la farà dopo 3 anni, però dopo se ne vanno. Senta, le volevo chiedere una cosa. Quando hanno eletto Papa Francesco? Ah, che mi dice? È stata una gioia. Poi anche, diciamo, tutto quello che sta facendo, che ha fatto dopo, che continua a fare, anche quello ci ha scosso proprio. È stata una ripresa per la Chiesa, forse non ce la meritiamo, però si vede che il Signore, come si dice, la Voi provvidenza ve di lo Dio, vede i aspettavate un po'? tempi, vede i tempi. Ve No, l'aspettavate? No. così no. Anzi, io l'avrei aspettato, perché quando l'hanno fatto vedere che da Santa Marta andare al Vaticano con quella borsetta, tutto un po' ricurvo, no, avremmo mai pensato. Dopo ripensandoci, ho detto questo, che poverino sarà più timido di noi, per cui troverà tanta difficoltà. Invece è venuto fuori proprio. Il fatto che abbia preso il nome di San Francesco. Quello ci ha colpito tanto, eh. Beh, siamo stati molto orgogliosi, eh. Ha visto il Papa, ha visto il Papa. E poi facevamo i confronti con Papa Benedetto, perché lui voleva molto bene le Benedettine, Sì. Benedettini. Ha visto adesso questo qui? Siamo stati un po' rivali, Ah, ecco, eh. Però capito. anche Benedetto preghiamo tutti i giorni, io prego per Papa Benedetto, il Signore gli dà la forza e la salute ad andare avanti, perché è stato un grande Papa anche lui, eh. È un Sì, grande Papa. è un grande uomo, sì. Diverso, Diverso. diverso però, è un grande Papa.